in erba, ciao a tutti. Oggi un video nel quale vi parleremo e vi mostreremo come abbiamo realizzato il nostro orto in fattoria. Vi faremo vedere durante il video, abbiamo preso il compost, vi spiegheremo tutto dettagliatamente. E la storia è che stiamo lavorando nei nostri 3000 metri di terreno e stiamo costruendo un orto con la tecnica della non lavorazione. Utilizzeremo una tecnica particolare che ci dovrebbe consentire di avere un buon raccolto, sempre migliore durante il passare degli anni, e anche di dedicarci il meno possibile, perché comunque abbiamo tantissime cose da fare, quindi dobbiamo avere un orto fertile che funzioni e che non ci richieda manutenzione continua, e l'utilizzo anche di mezzi che noi non abbiamo. Quindi partiamo dalla terra nuda e cominciamo a costruire il nostro orto con la tecnica di non lavorazione. A cosa abbiamo fatto? Durante tutto questo inverno siamo andati a depositare lo stallatico dei nostri cavalli e le feci dei nostri amici avicoli. Abbiamo utilizzato il nostro futuro orto come concimaia. Quindi durante tutto l'inverno questi scarti organici hanno lavorato. Adesso li andiamo a coprire con il cartone. E poi, come state vedendo, abbiamo già cominciato, andremo ad utilizzare il nostro compost e i nostri mattoni per andare a creare l'area di coltivazione. Perché abbiamo messo i cartoni sotto? Abbiamo messo i cartoni sotto per isolare il terreno. Perché? Perché vogliamo lasciare tutto il materiale organico, tutto il buono che c'è sotto di noi, lo vogliamo lasciare maturare. Lui maturerà e quindi questo ci garantirà due cose. Uno, che il nostro terreno si andrà a fertilizzarsi sempre di più nel tempo da solo. Due, non ci crescerà l'erba. Quindi ecco, questa tecnica la stiamo utilizzando anche molto per la manutenzione. Quindi andiamo a creare sei di questi corridoi con relativa passaggio. Quindi adesso abbiamo cominciato e andiamo avanti con i lavori. Ed eccoci qua, siamo ormai arrivati a primavera e i lavori sono finiti. Allora, il lavoro è stato lungo, avete visto il primo video, avevo il berrettino di lana, adesso è praticamente estate. Abbiamo finito il nostro lavoro all'orto eterno e abbiamo cominciato a piantare le piante. Per piantare le piante in tutto questo percorso ci siamo affidati ad un agronomo, in questo caso un'agronoma, la Valentina di Rendita Agricola, che salutiamo e ringraziamo, che oltre ad averci spiegato come impostare l'orto, ci ha anche fatto un piano di semina dei nostri sei filari. Quindi abbiamo fatto tutto secondo indicazioni di un agronomo, e quindi ecco anche perché noi non abbiamo conoscenze in ambito agricolo, e quindi ecco, abbiamo seguito tutti i suoi consigli. Oggi un video che aspettavo di pubblicare da un po', questa settimana è la giornata della terra, quindi quale momento migliore poteva essere quello di presentarvi il nostro orto durante questa settimana. E quindi ecco, tanto lavoro, abbiamo, come avete visto, siamo stati aiutati anche dal giovane Francesco, che è molto orgoglioso e fiero del risultato ottenuto come tutti noi, e quindi siamo ufficialmente agricoltori. Quindi adesso nasceranno tutta una serie di nuove attività dentro in fattoria, quindi ecco, questo, siamo molto fieri di presentarvi di avervi presentato questo lavoro, che di fatto è un percorso di crescita che stiamo facendo in fattoria. Quindi presentarvi tutti i passaggi del nostro lavoro per noi è fonte di orgoglio, condivisione e anche di feedback. Quindi nei commenti non esitate a commentare il lavoro che abbiamo fatto, e noi cerchiamo chiaramente sempre di fare il meglio. Ripeto, non eravamo agricoltori, lo siamo secondo me da oggi, e quindi ecco, faremo degli errori, ma sicuramente abbiamo un progetto molto ma molto importante da qui in avanti. E io un po' mi sposto, che così vi faccio vedere l'altro lavoro orticolo che abbiamo fatto. Dietro di me ci sono i 3000 metri di terreno che abbiamo, dove abbiamo piantato i nostri
i nostri fiori di campo, stiamo migliorando il terreno perché abbiamo dei progetti futuri, ma prima dobbiamo lavorare in questo caso al terreno e ne parleremo. Comunque ecco, giornata della terra, settimana nel quale il Verdemondo vi presenta la sua novità, il nuovo orto eterno del Verdemondo. Io, ringraziandovi tutti, ci vediamo prossima settimana, parleremo delle Oliver Egger, perché le F2 hanno cominciato a fare le uova, quindi siamo pronti a fare il punto sulla situazione del nostro percorso. Poi seguirà un nuovo video, sempre sulle Oliver Egger, perché abbiamo constatato che online ci sono degli errori importanti che vi faranno fare sicuramente, quindi abbiamo lavorato ad uno schema sulle Oliver Egger, però ecco, per spiegarvelo bene, abbiamo deciso di fare un video didattico sulle Oliver Egger che vi presenteremo anche in collaborazione con il gruppo Oliver Egger di Facebook, che ci hanno supportato dal punto di vista del tecnico, quindi ci hanno insegnato tantissime cose sulle Oliver Egger. Quindi niente, ci vediamo settimana prossima dalla fattoria del Verdemondo, che non è solo allevamento avicolo, da oggi anche orto e orticoltura. Ciao a tutti, a presto.